questione di forma e di capacità di inventarsi la profondità. Il Sambiase non brilla ma concretizza, beffando Ramunno dopo 6 minuti di gioco. È Bellitta infatti a portare i suoi in vantaggio dopo un'azione concessa dallo Scalea in fase difensiva, ma purtroppo sono i biancostellati a non assestarsi malgrado le mosse di mercato. Sia Spada che Capomaggio però si fanno vigili sui primi due calci d'angolo a favore dei locali, che girano la palla fino a mandare Spada in aria al 17esimo, ma Cerra anticipa. Salandria non si risparmia, Pizzoleo lo tiene d'occhio e Castellano al 20esimo mette in aria la prima palla allettante per gli esterni, Mascaro in corna per allontanare. Al 36esimo è un rigore calciato da Umbaca a far raddoppiare i giallorossi. Vallone scivola, Piazzolla ne paga le spese. Umbaca ci riprova dalla distanza dopo qualche minuto e Ramunno si oppone. Al 46esimo Bellitta trova il volo di Ramunno per concludere una frazione ad appannaggio casalingo. È un muro il Sambiase e lo Scalea non lo penetra neanche all'inizio del secondo tempo, con Aconedo immesso in fascia e Lanzo pronto a scaricare da fuori, poi ancora Piazzolla in sovrapposizione per guadagnare un calcio piazzato che Castellano non riesce a far fruttare. Al 37esimo Diop avvia anticipando una manovra e lui stesso spreca non cogliendo l'assist di Salandria. Ma dall'altra parte è Cerra a guadagnare una carica che ne sospende praticamente le mosse nel pieno di un'azione difficile. Un tre punti che sono venuti praticamente dal calcio giocato, quindi non sono casuali. Forse una delle prime volte in cui il bel gioco porta anche i punti, mister. Innanzitutto grazie per i complimenti. È una nostra prerogativa quella di provare a giocare sempre a calcio, comunque di provare attraverso il palleggio a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Oggi sapevamo che di fronte avevamo una squadra tosta, una squadra forte, noi eravamo in condizioni un pochettino ridotte per via di infortuni e squalifiche, però nonostante ciò i ragazzi hanno fatto veramente una grande prestazione, quindi mi va di fare i complimenti. Devo dire che per far sì che sia una bella partita di calcio devono essere le due squadre a giocare a calcio, perché se lo è solo una difficilmente si vede una bella partita, quindi credo che vadano fatti i complimenti anche per il modo di stare in campo e di giocare allo Scalea.